Domenica prossima Piazza Brin si animerà di un giorno davvero di festa, un momento davvero bello, di grande partecipazione. Un titolo straordinario, La Fontana Solidale. Abbiamo qua con noi tre ospiti che ci spiegheranno un po' il senso di questa giornata. Jacopo Schifini, che abbiamo qua in centro tra i due altri ospiti, che è il presidente del comitato Umberto I, Daniele Giorgi, che è un volontario della realizzazione di questa giornata di festa, e Machiavelli Pierfilippo, anche lui del direttivo del Comitato Piazza Brin. Vi ringraziamo di essere venuti per spiegarci questo momento di festa. Io partirei dal presidente del Comitato, da Jacopo, e ci spiega un po' la festa, la Fontana Solidale, questo momento di festa. Intanto, come è nata questa idea? Allora, buonasera a tutti. Allora, la festa è nata praticamente dall'idea del comitato di riuscire a riqualificare il quartiere attraverso anche delle iniziative sociali e culturali. Quindi abbiamo preso contatto con questo centro Irene e da lì abbiamo deciso di aiutare questo centro attraverso questa festa. Ecco, un momento importante, vedo che ci sono appunto 5 sponsor, tra questi anche ovviamente il Comune della Spezia, altre 4 associazioni, quali sono? Allora, le altre 4 associazioni, c'è la Real Flower, poi c'è il Comune, rappresentata anche da Daniele Giorgi. Esattamente, dalla WISP, sì. Che poi magari dopo spiegherò bene tutto il programma, che organizzerà praticamente la pedalata solidale di mattina, e poi c'è la grafica praticamente che ha fatto i manifesti. Certo, certo. Collaborato. Musica, sport e anche momenti di riflessione, incontri, dibattito. Quali sono gli obiettivi e le finalità di questa giornata di festa, Pierfilippo? Certo, gli obiettivi e le finalità prima di tutto sono quelli di promuovere il territorio e di mettere in rete le risorse che abbiamo all'interno del quartiere, perché molti enti sono già esistenti ma poco conosciuti tra la gente del quartiere, come la Ludoteca Civica, come il Circolo Fantoni, con cui collaboriamo e abbiamo già collaborato per altre iniziative. Quindi per noi è importante promuovere e cercare di riqualificare in un certo senso, dando iniziative, promuovendo e organizzando, nel vero senso della parola, delle iniziative socioculturali come questa, dove arte e cultura per me fondamentale, come dire, è questo tipo di missione, cioè unire l'arte, la cultura e la socialità insieme a dibattiti per poter in qualche modo integrare le persone del quartiere. E poi soprattutto anche far conoscere delle realtà e delle situazioni che ahimè non sono conosciute all'interno di tutto il nostro quartiere, quindi del quartiere Umberto I. E anche per sfatare un po' questa immagine di un quartiere ghetto, che sì, invece poi alla fine invece è un quartiere vivo. Sì, proprio sulla percezione che si ha, che non è spesso reale ma è percepita, anche se per carità ci sono dei problemi comunque da risolvere, però noi siamo proprio qui per questo, per cercare attraverso la forza di volontari veri e propri, solo volontari, perché il comitato non è né politico e né quindi apolitico e giuridico, è importante dirlo, siamo solo volontari che insieme ad altri volontari di altre associazioni, di altri enti, cercano di fare questo tipo di iniziative. Per, io ci credo veramente, a prescindere da questa iniziativa, che vi invitiamo poi il 17 giugno a esserci in tutti i modi, per partecipare, per far sì che Piazza Brin non sia solo quel luogo dove tutti pensano che in qualche modo che non si possa vivere. No. Invece si può vivere forse anche lavorando, collaborando, mettendosi in rete, perché poi c'è un lavoro di rete, formale, informale, certo. E questo è uno dei primi passi, perché noi siamo neonati in questo senso. Insomma, grazie ai volontari, una domenica di serenità, di convivialità in Piazza Brin. Daniele, senza il contributo però dei volontari tutto questo sarebbe più difficile. Assolutamente sì, molto difficile, molto arduo. Però io devo dare un, non so come dire, voglio ringraziare io il quartiere di Piazza Brin, perché ho scoperto una realtà a me sconosciuta e devo dire anche sconosciuta a chi ci abita. Ci sono varie realtà che possono dare molto a questo quartiere, come le palestre, come la scuola di danza, come lo stesso Fantoni che mi ha citato, ma anche lo stesso cittadino che
vive il territorio. Una grande solidarietà così è difficile trovarla in tutto il tessuto sociale della nostra città, perché vedere un quartiere intero che vai a bussare la porta o vai dal commerciante, che comunque sia in una forma o in una maniera ti aiuta per realizzare un evento di questo genere qua, per aiutare altri che sono in vera difficoltà, è stato un qualcosa di toccante. E lì subentra il vero proprio essere solidale, il volontariato, che non è soltanto la persona che fa solidarietà, ma che poi trova altre persone che come lui, che le stesse persone non sapevano nemmeno di essere volontarie e solidali con il prossimo. Quindi cos'è che è emerso insieme a loro? Quando loro mi hanno contattato come associazione Real Flower, di individuare sul quartiere una loro problematica, perché loro nel passato avevano dato una mano a noi quando avevamo portato la moto Babbo Natalata nel loro quartiere. E nelle varie problematiche, oltre alle scuole, perché abbiamo poi individuato anche problematiche all'interno delle scuole, le quali poi continueremo questa collaborazione e aiuteremo anche le scuole del territorio, quella di Via Napoli e quella del 2 giugno, con una festa a ottobre, abbiamo individuato che il quartiere Umbertino, cioè il centro Irene fa parte di questo quartiere Umbertino. E questo centro Irene, poco conosciuto, ma secondo me dovrebbe essere molto più che conosciuto, poco pubblicizzato per il valore che ha questa struttura qua, all'interno delle problematiche che sono all'interno di una famiglia forse centro non esistono. Centro Irene, che ricordiamo è il centro antiviolenza di Via Migliari, dove vengono ospitate donne e minori che hanno subito abusi e maltrattamenti all'interno della famiglia. È un centro molto importante, che è gestito dalla struttura del comune, certo, con una figura che è la Sara Madiai, che sta cercando di portare avanti, e con l'assessore Giorgi alle pari opportunità, che sono le parti che, diciamo così, se ne occupano molto di più, insieme a tante figure di volontari, anche perché il centro Irene, certo, vive anche di volontariato, e sono molte persone che fanno volontariato per questo centro qua. Quello che abbiamo trovato però, che ci ha lasciato colpiti e sorpresi, che questo centro tutti i fondi che riesce a recuperare a livello regionale, locale, non riesce a coprire il fabbisogno reale che hanno, certo, all'interno di questa struttura, che sono dalla normale tachipirina all'omogenizzato per il bambino, all'aerosol, a un ciuccio, a un gioco, a una coperta. E quindi noi ci siamo stretti, abbiamo fatto forza, abbiamo sposato questa idea, e questo è quello che stiamo cercando di realizzare per quel centro. Noi non daremo soldi al centro, ma grazie all'assessore Giorgi abbiamo compilato una lista di tutte le cose che necessitano al centro, e noi, finita la festa, tutto quello che abbiamo raccolto andremo a fare la spesa sul territorio, cioè ridaremo anche al quartiere quello che prima ci ha dato, certo, e andremo a portare tutto quello che loro, sperando il più possibile di questioni, certo, e questo sta alla gente che viene a portare i loro soldi. La partecipazione, sì. Daniele, parlando di rapporto con le scuole, significa che dietro a questo ragionamento c'è anche un progetto educativo rivolto agli adolescenti, ai giovani. Certo, certo. Quello che è il rapporto educativo sociale di una famiglia stessa, che ha un rapporto con il proprio bambino, che deve uscire anche magari dalla loro entità. Magari noi pecchiamo sempre, non pensiamo che la scuola abbia una struttura nel suo interno che deve essere portata al fuori facendo conoscendo le altre realtà. Però la scuola dà una mano nella solidarietà, certo, anche fra bambini, perché dove manca, noi sappiamo che tante famiglie non hanno i soldi per comprare libri scolastici, e le stesse maestre con gli altri bambini, le altre famiglie aiutano queste, certo, queste famiglie che sono a disagio, ma queste famiglie che sono a disagio nel loro interno poi aiutano altre famiglie che ne hanno meno di loro, e questo è che è uscito fuori da questo quartiere, che è una cosa inaspettata. Bene, bene, e quindi questi sono i segnali positivi, ma veniamo un po' al momento di festa. Che cosa succede, Jacopo, domenica? Cioè, questa giornata di festa annunciata, ma vogliamo sapere anche che cosa ci troviamo dentro. Allora, partiamo la mattina alle 10:30 con una pedalata, come dicevo prima, organizzata dalla WISP, proprio per sensibilizzare sul tema dell'antiviolenza, contro la violenza sulle donne e sui minori. Quindi si farà col percorso proprio una pedalata e camminata solidale. Dopodiché a 15:30 apriranno i stand gastronomici,
Poi alle 14.30 ci saranno dei tavoli a disposizione dei bambini per fare il mercatino dei bambini. E poi dopodiché ci sarà un'esibizione della scuola di danza di Via Roma, che è sempre del quartiere, che ha già collaborato anche con noi in altre iniziative, molto bravi tra l'altro. E dopodiché c'è il dibattito proprio sul tema, a cura proprio dell'assessorato alle pari opportunità. Chi saranno i relatori di questo convegno? Si sa ancora o sono un po' sorpresa ancora? Sì, un po' sorpresa. Però insomma un dibattito istituzionale. C'è anche un concerto? Sì. No, ci sono addirittura due concerti. Uno alle 19.30 e uno alle 21, intervallati da uno spettacolo dei Falconieri di Massa, che è uno spettacolo dei fuochi. Bene. Molto carino, verranno dei ragazzini di 13 anni a fare uno spettacolo. Ecco, questa festa ovviamente non è riservata solo ed esclusivamente agli abitanti del quartiere. Assolutamente. Voi auspicate davvero la partecipazione di tutta la cittadinanza, sì. È fondamentale, anzi vi aspettiamo numerosi, vi aspettiamo. Siamo qui per questo, insomma. Ecco, Pier Filippo, sì. Quali sono i sentimenti che devono emergere, che devono diffondersi da questa giornata di festa da Piazza Brin? Beh, innanzitutto divertimento, gioia e voglia di partecipare e di aggregarci, perché ormai l'aggregazione sembra quasi un concetto sfumato, quasi astratto, in realtà esiste ed è fatto appunto di gente normale, di tutte le età, bambini, adulti, grandi, anziani, perché sia come comitato ma anche come quartiere ci sono persone che hanno voglia, sono affamati di stare insieme. Bisogna piano piano ricreare passo dopo passo questi ponti, quindi la gioia e il divertimento mi sento di dire le parole chiavi, perché speriamo poi alla sera di concludere veramente con una grande voglia di stare insieme. E non solo, c'è da dire, questo è importante, che questo è uno dei passi, perché questo è l'evento clou di questa nostra estate, diciamo così, ma in realtà ci sono progetti a breve termine e abbiamo già fatto altre cose poco tempo fa, quindi questo è un po' il clou per noi che siamo appunto appena nati, però con tanta voglia di fare e tanta voglia di conoscere, come diceva Daniele e anche il presidente Jacopo Schiffini, la volontà di conoscere realtà nuove, persone nuove che sono anche all'interno del quartiere, che però insomma non si... Da una giornata di festa che nasca l'entusiasmo per proseguire assolutamente su questa strada. Sull'onda, e speriamo di continuare già da subito a promuovere e organizzare altre iniziative come queste. Accoglienza, aggregazione, quindi due parole chiave, ma anche solidarietà, perché dicevamo che i proventi di questa festa saranno devoluti appunto al centro Irene. Sì, totalmente devoluti. Tutto quello che noi riusciremo a raccogliere verranno devoluti proprio totalmente per i fabbisogni e le necessità di quello che c'è. E questo, anzi, ovviamente... vorrei anche lanciare un piccolo appello, se si può. Ci sarà un punto di raccolta all'interno della piazza, all'interno della festa, dove noi stileremo un banchetto che chi non potrà, logicamente, magari fare una donazione magari un po' più cospicua, tutto il resto, invitiamo a comprare la semplice tachipirina, uno semplice omogenizzato, un panolone per i bambini, e portarlo in piazza, che sarà allestito un punto di raccolta, perché poi anche quello servirà. Quindi la generosità si può esprimere in diversi modi, in tanti modi. Venire a mangiare lo sgabeo cotto dai bikers, che sono sgabei incredibili, mangiarsi una paella, bersi un buon bicchiere di vino, una spuma, e portare qualcosa, che magari un oggetto che possa aiutare anche le altre persone. Perciò è a 360 gradi. Quindi sarà davvero una bella giornata, Jacopo. Anzi, aggiungo con un'ultima cosa, è un discorso anche di integrazione, perché comunque abbiamo coinvolta anche tutte le associazioni, anche certo, di altre nazionalità, quindi e non solo veramente una bella festa importante. Non solo un'integrazione, ma essendo il presidente del comitato sta anche a te fare l'invito ufficiale ai nostri telespettatori ad essere davvero presenti a questo momento. Va bene, la festa vale veramente la pena viverla ed esserci, quindi vi aspettiamo numerosi e vi ringrazio dell'attenzione. L'unico punto che tutti e tre, ma non tutti e tre, non solo noi tre che siamo qua, tutto il comitato, vorrei ringraziare in prima persona il comune di La Spezia, che ci ha dato la possibilità di poter fare
questa iniziativa e le chiamiamo le signore, le ragazze dei vari uffici che sono molto prodigate per noi. Il parroco della parrocchia della chiesa, Don Francesco, che ci sta dando una grande mano, un supporto tecnico non indifferente. L'architetto Schifini, che senza di lui forse questa festa non si sarebbe potuta fare, e tutti i commercianti, cioè tutte le persone che ci hanno dato. Sì, tutti quelli che hanno collaborato, un ringraziamento. A questo punto, vivo. Scusa, però ringraziamento anche a tutti i partecipanti del comitato, perché non sono qui con noi, ma sono tanti e soprattutto fanno uno sforzo enorme insieme a noi, ma come dire, dietro le quinte ci sono dei nomi, è difficile farli tutti, certo. Ma in qualche modo sono con noi qua. Quelli rappresentate. Esatto. E allora ci raccomandiamo anche noi, ci uniamo a questo invito, la Fontana Solidale, domenica 17 giugno a partire dal mattino e poi una giornata intensa di festa, di aggregazione e di solidarietà. Grazie ai nostri ospiti. Grazie a voi. Grazie. E venite in tanti, grazie.